Ha chiesto di parlare il senatore Malan, ne ha facoltà per 10 minuti. Signor Presidente del Senato, colleghi senatori, signor Presidente del Consiglio, la pandemia da coronavirus è sicuramente un'emergenza e un fatto eccezionale nella vita del nostro Paese. Nei momenti eccezionali ci vuole un eccezionale impegno da parte di tutti, tutti devono collaborare qualunque ruolo abbiano nella società per farci uscire con meno danni possibili da un momento così difficile. In tanti, in tantissimi l'hanno fatto. L'hanno fatto i medici, gli infermieri a rischio della loro vita, curando i malati, facendo i test. L'hanno fatto imprenditori, professionisti, commercianti, lavoratori, agricoltori, che hanno mandato avanti le forze dell'ordine, che hanno mandato avanti tutti quei servizi essenziali grazie al quale, nonostante l'eccezionalità della situazione, tutti hanno avuto quei servizi di base necessari e indispensabili. Ci sono stati quegli imprenditori, professionisti e commercianti che hanno portato avanti la vita delle aziende tenendole aperte quando potevano lavorare e anche evitando che naufragassero quando non potevano lavorare, mettendo di tasca proprio i soldi che non arrivavano della cassa integrazione. L'hanno fatto, hanno avuto un impegno eccezionale i padri, i padri di famiglia, i nonni che hanno badato ai bambini con le scuole chiuse, con una didattica a distanza che nel 48% dei casi degli allievi, secondo un attendibile sondaggio, non sono riusciti a seguire per una serie di ragioni. E questo è un problema che bisognerebbe porsi accanto a un certo trionfalismo. L'hanno fatto tutti rispettando le norme, spesso non facili da comprendere, le norme imposte dal governo, e anche quando erano facili da comprendere, vedere la propria azienda, i propri investimenti, magari una piccola azienda che stava partendo, vedere probabilmente stroncata sul nascere la sua vita, è stato davvero un sacrificio pesante, però tutti hanno rispettato le regole. C'è stato un impegno eccezionale da parte di tutti, anche da parte del governo? Sicuramente c'è stato un impegno molto vasto, una grande presenza, una grande quantità di provvedimenti, ma purtroppo mi sembra che si sia stati più eccezionali nell'usare strumenti che non si erano mai usati prima d'ora per questo tipo di provvedimenti piuttosto che nell'efficacia di questi provvedimenti. La Costituzione, scritta nel 1947, prevedeva e come i casi di emergenza. Io ho sentito dire che la Costituzione non prevedeva i casi di emergenza. Ma come? Nel 47 conoscevano bene cosa fosse un'emergenza, una guerra devastante appena finita. 20 anni prima una epidemia simile a quella di oggi, ma con 10 volte più morti probabilmente in Italia. Non si ha neanche il numero certo. Ebbene, c'era uno strumento, il decreto legge. Il governo ha deciso di seguire un altro strumento, il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, che ovviamente agli occhi del grande pubblico sembrano la stessa cosa, ma la differenza è che non passano in Parlamento, il Parlamento non può proporre modifiche, non passa una serie di controlli, il Parlamento può subito esaminare questo provvedimento e nel caso potrebbe anche farlo decadere subito. Noi che teniamo innanzitutto al bene degli italiani e alla un'efficace e pronta risposta all'emergenza non ci siamo, non abbiamo attaccato su questo punto, ce ne deve dare atto, signor Presidente del Consiglio, pur avendo molti dubbi, anzi la certezza che non fosse questo lo strumento adatto. Però prima di tutto vediamo di salvare la nave e poi vediamo se i modi per salvarla sono stati quelli adatti. Mesi di emergenza, task force di 400 persone che hanno finito per sostituire il Parlamento. Uno dice, beh, però i risultati sono stati efficaci, i risultati non sono stati efficaci, le norme erano talmente confuse che hanno dovuto esserci circolari interpretative. Lei stesso in una delle sue numerose conferenze stampa nell'ora dei massimi ascolti ha dovuto dare un'interpretazione alle circolari interpretative e si andava dai dubbi sul sapere se i bambini potevano o non potevano uscire di casa, ai dubbi su quale tipo di attività si potesse fare, quale tipo di lavoro potessero fare le aziende. Le aziende anche in questi giorni si trovano in condizione di non sapere esattamente ciò che è in regola, ciò che non è in regola. La certezza che hanno è che il rischio di avere delle multe,
di dover pagare delle tasse e di avere tutt'al più una dilazione, salvo alcune eccezioni lodevoli, di avere tutt'al più una dilazione del pagamento. Ci vuole la certezza. Allora, se le leggi scritte di vostro pugno senza dover neanche avere il disturbo di approvarle in Consiglio dei Ministri, di passare dal Parlamento, sono confuse, beh, allora dobbiamo davvero dire che questo non è stato uno strumento efficace, perché l'incertezza è la cosa peggiore per le attività economiche, per chi fa impresa, anche per chi ha un semplice negozio, deve sapere cosa deve, può fare lunedì o martedì prossimo, non può aspettare l'ultimo momento e poi rischiare la multa, altrimenti cosa succede? Che oltre a tutti gli altri problemi ci sono quelli che dicono, nel dubbio tra riaprire, tra tenere in piedi un'azienda, tenere ancora i suoi dipendenti e chiudere tutto, chiude tutto, perché è sempre meglio che trovarsi lo Stato come colui che ti blocca l'azienda con una qualche ragione, ma poi addirittura che ti mette le multe non sapendo bene perché. Sappiamo bene i limiti cui si è arrivati, della famiglia multata perché portava la bambina a un controllo dopo un grave intervento chirurgico, mariti che andavano a prendere le mogli che uscivano dal lavoro a l'una di notte multati perché la signora doveva tornare necessariamente con i mezzi pubblici. Sappiamo con le realtà che ci sono a una certa ora, specialmente nelle grandi città. Invece i risultati appunto sono stati questi. Le mascherine, dopo mesi ancora non si è arrivati a una definizione. L'unica cosa certa è stato questo limite irrazionale al prezzo. Non serve il limite al prezzo, bisogna fornirne un prezzo inferiore e fornirle gratis a chi ne ha veramente bisogno. L'unica cosa che è rimasta invece delle mascherine è rimasta l'IVA al 22%. Questo davvero si poteva farne a meno, è un presidio medico, è indispensabile, è obbligatorio, eppure è rimasta l'IVA al massimo livello. Ora abbiamo una risposta, non c'è più il DPCM, abbiamo un decreto legge, che è quello emanato in questi giorni, il decreto rilancio, semplicissimo, sono 266 articoli, 250 pagine, scritto su una sola riga sarebbe lungo 2100 metri, 20 campi di calcio, in cui è difficile districarsi, in cui poi c'è soprattutto un distacco dalla realtà. Quando si dice alle imprese, nel settore del turismo, per esempio, nel settore del commercio, di dire tu fai i lavori che sono necessari per rispettare le norme e cosa ti do in cambio? Un credito di imposta. Ospita delle persone con un buono che per incoraggiarli ad andare nelle nostre strutture turistiche, nobile intenzione, in cambio cosa gli si dà? Un credito d'imposta. Ma quale imposta se queste sono aziende in perdita che già hanno perso gli incassi dei mesi scorsi, vanno incontro a una situazione dove non si sa quanti arriveranno, perché dall'estero per ora non possono arrivare gli italiani, giusto l'invito a dire fate le vacanze in Italia, intanto per chi ha i soldi per farle è giusto che cerchi di spenderli in Italia, il problema è che chi ha l'impresa, chi ha l'albergo, chi ha lo stabilimento balneare, come fa a sapere se verranno queste persone? Deve sicuramente spendere i soldi per mettersi a norma, in cambio tra qualche anno, se per caso avrà dei profitti, potrà pagare qualche tassa in meno, ma intanto la liquidità, quella promessa ampiamente, non c'è. C'è troppo poco, ci sono cose assurde come il monopattino e le biciclette, benissimo, lodevole cosa, ma poi ci sono cose irrazionali, monopattino e biciclette, ma solo nelle città con più di 50.000 abitanti, cioè nella mia provincia, la provincia di Torino, 310 comuni su 315 non possono accedere a questo buono, proprio nei posti dove tra l'altro è più agevole girare, è più facile girare in bicicletta a Luserna San Giovanni che a Torino. Detto questo, incoraggiamoli dappertutto, almeno non soltanto nelle grandi città. L'aiuto alle paritarie, sì, non si può dire che non avete fatto nulla sulle paritarie perché avete stanziato 70 milioni, cioè circa 80 euro, ma non al mese, cioè circa 80 euro per ogni bambino, per ogni studente. I 900.000 studenti delle paritarie, se si rideranno alle scuole pubbliche, costeranno nel complesso 7-8 miliardi allo Stato. Ci sono 120.000 persone, insegnanti e altro personale, che perderebbero il lavoro se queste scuole chiudono. E rischiano di chiudere se continua così, se non arrivano davvero degli aiuti consistenti e reali, non 80 euro per bambino, che è meglio di niente, ma rischia di essere come fosse niente. Noi abbiamo proposto tanto, ho sentito dalla maggioranza dire voi cosa avete fatto, noi abbiamo proposto una serie di cose, abbiamo proposto il voucher, almeno nei settori dell'agricoltura, del turismo, per le babysitter, per lo sport di base, per fare in modo che gli italiani possano lavorare
Voi invece vi siete preoccupati di fare la sanatoria, abbiamo sentito adesso dal senatore Salvini delle notizie che speriamo non siano reali, ma per cui ci sarebbe una sanatoria generalizzata. Cominciamo a far lavorare gli italiani in regola e poi pensiamo ad altre cose. Abbiamo chiesto la decertificazione per ottenere i finanziamenti, perché altrimenti sono finanziamenti promessi che non arrivano. Abbiamo chiesto che chi percepisce il reddito di cittadinanza vada a lavorare quando almeno ha occasione. Abbiamo chiesto la moratoria per gli affitti. Le persone, in particolare le imprese, i negozi chiusi, devono pagare l'affitto e il padrone di casa deve pagare, alla luce delle norme vigenti, le tasse anche se non pagano l'affitto. Questo abbiamo chiesto di cambiare. Abbiamo chiesto aiuti veri per le scuole paritarie, abbiamo chiesto aiuti per le utenze non utilizzate, per le bollette non utilizzate, abbiamo chiesto di togliere l'IVA sulle mascherine, abbiamo avuto una serie di no. E beh, allora a questo punto io dico una cosa: noi puntiamo sull'Italia della libertà, del lavoro, delle regole certe, della libertà e dei diritti dei cittadini come loro propri e non concessi dallo Stato. Lo Stato deve lavorare per concedere, per garantire questi diritti, non sono concessioni. Lei ha detto tante volte: noi consentiamo questo e quello nelle conferenze stampa. No, non è lei che lo consente, è la Costituzione che lo consente. E in casi eccezionali si possono limitare queste libertà con leggi chiare, temporanee e possibilmente efficaci. Lo Stato deve essere quello che tutela i diritti dei cittadini, non la Repubblica delle multe, dei divieti e delle sovvenzioni. Ho la sensazione che i cittadini abbiano di coscienza di questo governo come lo Stato, per l'appunto, delle sovvenzioni a pioggia, inefficaci, delle multe e dei divieti. Così non si va avanti, dobbiamo puntare sulla creatività e sul lavoro degli italiani.